Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace e la misericordia di Gesù nostro Signore sia con tutti voi. E con il tuo spirito. È bello che la Santa Chiesa faccia iniziare la preghiera più bella e più profonda che ha, che è la Santa Messa, dicendo che siamo tutti peccatori. È una cosa che solo noi cattolici facciamo. Non è un sacramento, certamente, questo gesto, però è molto importante, perché ci permette di accostarci alla sala da pranzo, del Re con il vestito giusto, che è quello che ha preparato per noi. Noi, chiedendo perdono, vestiamo questo abito per partecipare alle nozze del Figlio, alla sua morte e alla sua risurrezione, data per noi. Vogliamo farlo chiedendo aiuto anche a Maria Valtorta, anche se dobbiamo farlo in silenzio perché non si può, non c'è il culto pubblico, quindi. Però ognuno di noi invochi anche lei, come lei ha vissuto da penitente tutta la vita, ci aiuti ad accogliere il dono di Dio con amore e con umiltà. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria. Gloria in excelsis Deo, gloria, gloria in excelsis Deo. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, accresci in noi la fede, la speranza e la carità, e perché possiamo ottenere ciò che prometti, fa che amiamo ciò che comandi.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dei Siracide. Il Signore è il giudice e per Lui non c'è preferenza di persone. Non è parziale a danno del povero e ascolta la preghiera dell'oppresso. Non trascura la supplica dell'orfano né la vedova quando si sfoga nel lamento. Chi la soccorre è accolto con benevolenza. La sua preghiera arriva fino alle nubi. La preghiera del povero attraversa le nubi e si queta finché non sia arrivata. Non desiste finché l'Altissimo non sia intervenuto e abbia reso soddisfazione ai giusti e ristabilito l'equità. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Benedirò il Signore in ogni tempo. Sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore. I poveri ascoltino e si rallegrino. In tua verità, il Signore lo ascolta. Il volto del Signore contro i malfattori, per eliminarne dalla terra il ricordo. Gridano e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro angosce. Il povero grida e il Signore lo ascolta. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. Egli salva gli spiriti affranti. Il Signore riscatta la vita dei suoi servi. Non sarà condannato chi in lui si rifugia. Il Signore l'ascolta. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, io sto già per essere versato in offerta. Ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora resta soltanto la corona di giustizia, che il Signore, giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno. Non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Nella mia prima difesa in tribunale nessuno mi ha assistito, tutti mi hanno abbandonato. Nei loro confronti non se ne tenga conto. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero. E così fu liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno. A Lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Affidando a noi la parola della riconciliazione. Alleluia, alleluia, alleluia.
tuo Spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio a pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: «O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte la settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo». Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico, questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. Parola del Signore. Lode a te, oh Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Leggendo Maria Valtorta, l'Evangelo, che poi è all'interno di questo brano, c'è un principio che non dobbiamo mai dimenticarci, che è la chiave di ogni cosa. Se ti accosti a Maria Valtorta, se ti accosti al Vangelo e non credi alla vita eterna, e non credi al paradiso, e non credi all'attesa, le parole di Maria Valtorta, come quelle del Vangelo, sono totalmente inutili. Il primo fondamento della nostra vita spirituale, ma anche umana, è credere nella vita eterna. Lo so, sembra quasi un controsenso, ma scusa, siamo qui, siamo in chiesa, siamo ad adorare il Signore, quindi vuol dire che ci crediamo. No, non è vero. Un conto è dirlo, un conto è viverlo. Ad esempio, avete notato in Maria Valtorta come non tantissime volte, ma in momenti cruciali della vita di alcune persone, Gesù utilizza il termine rassegnazione. Cioè non c'è soluzione, devi rassegnarti. Ma non ti rassegni se non c'è la vita eterna. Perché tutto finisce qui, quindi non mi posso rassegnare. Arriverò anche a usare metodi violenti pur di avere qui, ora, adesso, ciò che mi piace, ciò che credo giusto. Ma se c'è la vita eterna, allora le cose cambiano. Se noi non crediamo fisicamente nella vita eterna, se noi non usiamo il termine transito al posto della morte, almeno intimamente, vuol dire che la vita eterna non c'è per noi. Se continui a girare gli occhi attorno per cercare quello che in qualche modo ti può consolare e aiutare e non credi nella vita eterna, non ci sei ancora. La vita eterna è il primo elemento della nostra vita religiosa, prima ancora, sapete, di costruire e di salire l'erta del Monte Carmelo. Quello è il primo punto, se no tutto il resto va a scatafascio. Ma ognuno di noi deve guardarsi allo specchio e dire: ma io ci credo, e deve dirsi a se stesso: fammi vedere che ci credi. E lì è ognuno di noi. Deve guardare e deve cercare nei propri gesti, nei propri pensieri, nei propri atteggiamenti, se crede nella vita eterna o no. Il secondo elemento lo prendo dal Vangelo, semplicemente. Beh, dov'è il problema per chi legge Maria Valtorta? Ovvio che l'umiltà sta al primo posto.
se Gesù ci svela e ci rivela un Dio umile, se Lui è l'umiltà incarnata, e come possiamo immaginare di essere diversi? L'umiltà non è qualcosa da conquistare, è qualcosa che devi avere. Lo so, lo sappiamo tutti, siamo stati concepiti nella superbia, siamo stati gestiti nella superbia, siamo stati partoriti nella superbia, siamo stati allevati nella superbia, viviamo in mezzo a superbi. Dici, come si fa a essere umili? Con la grazia di Dio. Innanzitutto cercando di capire il valore dell'umiltà, che non è sul metro di misura di una persona, di un'idea, ma su colui che ha creato il mondo e lo ha redento. È su lui che noi facciamo il nostro metro di umiltà. Non andiamo a cercare se quest'uomo o quella donna, fate quel che volete, mi dà dei brividi occudi, mi mostra com'è l'umiltà, ma è su Dio che noi ci misuriamo. Non per nulla Gesù ci dice: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. E qui, in questa parabola, si mostra semplicemente il valore dell'umiltà. Pensi diversamente la tua vita? Stai sbagliando. Devi solo, a noi non è concesso di scegliere fra umiltà e superbia. A noi è concesso, perché siamo creature, nessuno se lo dimentichi, a noi è concesso solo di scegliere il modo in cui vogliamo essere umili. È solo la modalità, e anche questa ci viene suggerita dal buon Dio. Ma non c'è alternativa, solo l'umiltà. La superbia non è una possibilità utilizzabile. Maria Valtorta è arrivata al vertice dell'umiltà nell'immolazione. A noi forse non viene chiesto questo, anche se l'immolazione c'è per ogni uomo, gli piaccia o non gli piaccia. Che cos'è il trapasso, la morte, se non l'immolazione totale? Solo che questo avviene solo se coscientemente, avviene per tutti, ma il valore cresce enormemente se le parole di Gesù sono le nostre, se noi all'ultimo momento della nostra vita sappiamo dire: nelle tue mani, Padre, affido il mio spirito. Allora l'umiltà diventa perfetta e possiamo entrare in paradiso. Se no, ci sono delle fermate alternative e obbligatorie, fin tanto che in noi non è entrata questa verità. Ma non immaginate altre strade, non ce n'è un'altra. Possiamo solo vedere in che modo esserlo, pensando a dove siamo nati, dove viviamo, chi siamo, le conoscenze che abbiamo, le persone che stanno accanto a noi, e poi alla vocazione che il Signore ci ha dato, ma niente di più. Dopodiché dobbiamo solo battere questa strada fino alla salita, fino alla cima del Monte Carmelo. Qualcuno immagina di poter fare dei compromessi. Nessuno ci chiede di fare la vita di Maria Valtorta, meno che mai il buon Dio. Non ti viene neanche chiesto di essere martire. Voglio dire, come uno dei tanti martiri che oggi poi più che mai ci sono. Non ci viene chiesto questo. Ci viene chiesto di essere umili. E a volte essere umili vuol dire essere martiri, ma vuol dire cercare l'umiltà. E nell'umiltà noi troveremo tutto quello che cerchiamo. Ma attenti, umiltà nella vita eterna. Mi ha sempre colpito una formula. San Francesco d'Assisi fonda i Fratres Minores, che sono gli ultimi fratelli, gli ultimi, gli umili. Io sospetto, è un mio sospetto, che San Francesco a chi voleva unirsi a lui chiedeva di essere umile, non altro. Non chiedeva ovviamente potere, soldi, non chiedeva neanche posizioni particolari nella società o anche all'interno della Chiesa, ma chiedeva solamente di essere umile come lui, sull'esempio di Gesù. È quello che viene chiesto anche a noi.
forse non sull'esempio di San Francesco, ma su quel modello di vita che comunque sia è Maria Vattorta. Umiltà e non altro che quello. Quindi essere pronti a gioire di ogni cosa e di ogni cosa buona, chiunque la faccia, non c'è problema. Perché là dove è Maria Vattorta, il Gesù di Maria Vattorta lo ripete, qualunque cosa buona fatta, anche se non è con noi, è comunque viene dal cielo. Allora prendiamo forza da questa verità e cerchiamo di chiedere a noi stessi non cose strane, ma anche oggi, oggi. Perché il mio oggi è eterno, oggi, come io, non il vicino a me, non quello lontano da me, io posso incarnare l'umiltà, come posso fare io? Perché che il pubblicano vada a mettersi all'ultimo posto mi sta pure bene, ma io dove mi metto? Certo che nessuno di noi pensa di essere così, il fariseo che immagina di essere il Padre Eterno, ma qual è il mio posto? Dopo averlo capito, magari chiedendo al Signore qual è, vediamo di realizzarlo. È ciò che il Signore ci chiede. Non c'è altra strada. Se vuoi seguire Gesù, devi seguire la via dell'umiltà. Tutte le altre strade non portano al cielo di Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Vi invito allora ad alzarvi. E adesso facciamo una preghiera particolare che è la nostra fede. Il credo è insieme un atto di umiltà, un atto di fede, ma è anche una preghiera, perché ci è donata dal Signore attraverso la Chiesa. La facciamo nostra dicendo noi siamo qui, con lei, in mezzo a lei, la Chiesa. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. E dove mettiamo le nostre preghiere, la preghiera dei fedeli, facciamo nostre le intenzioni e alziamo la nostra voce al Padre della Misericordia, al Dio della misericordia, perché si degni di accoglierci ed esaudirci. Signore Gesù, ascoltaci. Signore Gesù, ascoltaci. Per la Chiesa, perché mostri al mondo il cuore del Padre che ascolta la supplica dell'oppresso e gradisce la preghiera del peccatore pentito. Preghiamo. Gesù, ascoltaci. Per i giudici e i governanti,
perché si lasciano toccare dal tuo spirito d'amore, per lavorare alla costruzione di una società fondata sulla giustizia del tuo regno. Preghiamo. Signore Gesù, ascoltaci. Per i malati nel corpo e nello spirito, perché non passi questo giorno senza che abbiano sperimentato attraverso i nostri gesti e le nostre parole motivi di speranza e di gioia. Preghiamo. Signore Gesù, ascoltaci. Per noi qui riuniti, perché lasciandoci trasformare dal tuo spirito, impariamo a non contare sulla nostra giustizia, ma sul tuo amore che perdona e accoglie ogni figlio. Preghiamo. Oh, Signore Gesù, ascoltaci. Per i lavori che stiamo facendo in questo convegno, perché abbiano una buona riuscita e una buona risonanza nel mondo, perché Maria Valtorta e la sua opera siano accolte non solo dagli uomini, ma anche dalla Chiesa. Preghiamo. Signore Gesù, ascoltaci. O Dio di infinita misericordia e bontà, degnati di accogliere le nostre preghiere. E in Gesù, tuo Figlio, nostro Signore, degnati di esaudirle per Lui che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Canto numero 49. Pregate, fratelli e sorelle, perché il nostro e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Guarda, Signore, i doni che ti presentiamo, quest'offerta, espressione del nostro servizio sacerdotale, salga fino a te e renda gloria al tuo nome, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore, nella sua misericordia, per noi peccatori, Egli si è degnato di nascere dalla Vergine, morendo sulla croce, ci ha liberati dalla morte eterna e con la sua risurrezione ci ha donato la vita immortale. Per questo mistero di salvezza uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra.
sono pieni la tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Padre, con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Paolo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo,
A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di partecipare al banchetto della Santissima Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna, preghiamo insieme come il Signore nostro Gesù Cristo ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è il mio, tu è la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con scambiatevi un gesto di pace. Pace, pace con te. La pace sia con te. La pace sia con te. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io ho salvato. Premetto, non possiamo lasciare il Santissimo, quindi arriviamo dove arriviamo, va bene? Canto numero 83. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Stai qui.
Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Per chi non l'avesse notato, abbiamo moltiplicato i pani e i pesci. Oh,
non un pezzettino di troppo e non di poco. Va bene. Preghiamo. Signore, questo sacramento della nostra fede compie in noi ciò che esprime e ci ottenga il possesso delle realtà eterne che ora celebriamo nel mistero. Per Cristo nostro Signore. Amen. Prima di terminare, abbiamo, come sapete, tutti gli anni la fondazione, la nostra fondazione organizza degli esercizi spirituali. Mettiamo fuori qui quelli del prossimo anno, sono in questo manifesto, ci sono le date e i luoghi con telefoni e mail per, se vi interessano. Invito tutti, sia chi li ha già fatti e chi non li ha fatti, di venire. Li organizziamo noi, ovviamente. Li organizza la Fondazione. Per noi è una ricchezza enorme, perché vuol dire pregare e far pregare anche perché Maria Vattorta e la sua opera sia accolta dalla Chiesa e poi dal mondo. Anche grazie a questo, non solo le preghiere che facciamo il secondo lunedì di ogni mese, qui e con la Santa Messa, ma anche questi, oltre che poi il convegno, eccetera. Sono gli esercizi di Sant'Ignazio di 5 giorni, non lo so che è una fatica non da poco, non è il mese, sono 5 giorni, forse un po' più possibili. Sono nei mesi estivi, quindi magari le ferie vi possono aiutare. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Canto 126. Alle 10:35 ci ritroviamo qui. Regina Tereni,